buongiorno. Ma vi ho ritrovato tutti, anche di più. Noi vi abbiamo ritrovato, siete tanti a seguire i fatti vostri, vi vogliamo bene, poi anche voi ce lo dimostrate tutti i giorni, grazie a quelli che lasciano note, dobbiamo ringraziare tutti quelli che lasciano delle note, delle cose carine sui vari social, siete sempre il nostro pubblico, grazie. Lo so, lei si aspetta sempre che il giorno che le darò due stelle, no, ma me l'ha già data, arrivare il pronto soccorso di casa. No, me l'ha già data. Non uscirà di casa. Dice che si informa prima dalla redazione. Sì. Ah, sì, certo. Va bene, intanto oggi devo dire al segno del Toro che va un po' a rallentatore. Allora due stelle per il segno del Toro. Rallentatore, no. Rallentatore, professore. Ci l'ha detto? Rallentatore, no. Professor Broccoli. È bello. Non me l'aspettavo. Veniamo dal carosello, sai com'è, sai. C'è la coda del carosello. Carosello. Bene, quante stelle le ho dato? Sempre troppe. Allora, comunque, a parte gli scherzi, cari Torellini, non posso dire che questo sia un periodo tosto difficile, però devo aggiungere che in questi giorni, insomma, tenere testa a tutte le provocazioni delle persone che vi circondano mica è facile. Oppure siete molto impegnati in un progetto e allora ci vuole un pochino di pazienza. Siccome voi siete le persone, sapete, io vi voglio molto bene, eccellenti, eccezionali, perché riuscite ad avere quella logica che serve nella vita per andare avanti, unita anche ad un grande senso dell'estetica e della bellezza che non guasta mai. Insomma, siete governati da Venere, che rappresenta tutto ciò che è bello e anche, diciamo, la goduria dei sensi, le cose che piacciono nella vita. E poi a fianco avete questa parte razionale che comunque non vi porta a vivere situazioni senza costrutto. Quindi per questo motivo devo dire che avete sempre un atteggiamento abbastanza tranquillo. Però in questi giorni la pazienza non è il vostro forte. Evidentemente solo per qualche settimana, fino ad esaurimento delle scorte nervose, vi troverete spesso a dover discutere con qualcuno. E qui abbiamo due grandi categorie di Toro, come vi spiegavo qualche giorno fa, cioè quelli che hanno sentito direttamente il transito di Urano che da maggio è entrato nel segno, quindi hanno deciso di cambiare e sono contenti di averlo fatto, e quelli che invece, essendo molto conservatori, molto timorosi, magari quelli che hanno paura di perdere qualcosa ricostruito nel tempo e di ritrovarsi nel buio pesto, ecco, quelli che non hanno cambiato adesso ne pagano un po' le conseguenze di questa situazione statica. Una limitazione c'è, quindi se avete fatto delle richieste, se avete fatto delle proposte, anche per quanto riguarda il lavoro, dovrete avere un po' di pazienza. Poi vi do una bella notizia, ne parlerò diffusamente a fine anno naturalmente, il 2019 non sarà più sotto l'egida di un Giove in opposizione, quindi fedeli al motto, non credete, verificate, dovreste notare, più ci avviciniamo alla fine dell'anno, una maggiore capacità di azione e soluzioni anche per quanto riguarda questioni legali, blocchi lavorativi, quindi molte cose si equilibrano. Tra l'altro, se avete lavorato bene nel passato, già adesso possono arrivare dei frutti, diciamo, però proprio sarete liberi da ogni pensiero a partire dalla fine dell'anno, non riversate questa tensione in amore. Oggi un pochino agitati trovo i nati gemelli, ecco. Secondo me sono stanchi perché è finita la carica. Ogni tanto si scaricano. Vi ricordate quei robottini? Qui posso dirlo, no? Perché sì, sì. Insomma, ce li ricordiamo. Noi sì. Sì, sì. Che andavano a molla, li dovevi caricare dietro. Ah, vedi, lei già è più evoluta perché ha fatto così. Lei aveva la cordicella. Io no, io proprio ragazza. Mi ricordo quelli che... con la chiavetta. Guardate che astrologo vecchio fa buon brodo, certo, non vanno rottamati. Cioè, assolutamente. Più esperienza hai, quelli che fanno da poco l'astrologia magari non è che sa. Però mi raccomando, visto che mi ricordo queste cose, ricordo anche a voi che questa carica forse è finita, perché all'inizio della settimana avete cominciato a girare la carica e adesso piano piano, insomma, state rallentando. Che un gemelli rallenti del tutto è un po' difficile, lo sappiamo, però devo anche dire che qualcuno ha avuto dei seri problemi, nel senso negli ultimi 4-5 mesi magari. Vi ricordate quello che vi dicevo alla fine dell'anno? Io dico alla fine dell'anno scorso, invece era maggio, perché per me gli anni iniziano coi cicli televisivi. No, dicevo, durante la primavera, cioè che qualcuno avrebbe avuto dei fastidi articolari, avrebbe avuto magari qualche problema anche per colpa della distrazione. Allora, in questi giorni, se avete avuto problemi di questo tipo, si può ripartire, ma c'è sempre qualche piccolo disagio. Attenzione in amore, perché in questo periodo potreste essere distratti, e sapete che le distrazioni costano sempre care. Un po' affaticato, ma già da qualche giorno, l'acquario, a cui do però 3 stelle per incoraggiamento. Essendo di uno. Essendo...
Ieri era a due, non ci posso credere. Secondo me le studia la notte, tipo sì, le poesie. Beautiful Mind, ti ricordi? È vero, incredibile, bellissimo. Però lei è la conferma che quelli della Vergine hanno una testa così proprio, sono proprio... Ci fermiamoci sulla testa. La testa così, cioè, molto abili a memorizzare. Ecco, invece la testa dell'acquario è proprio tra le nuvole e forse in questi giorni, come vi avevo già detto, alcuni risultati non sono proprio come voi li avreste voluti. Ecco, c'è acquario e acquario, io vi dico sempre di andare anche un po' a vedere il vostro ascendente, che si calcola con l'ora di nascita. Come calcolarlo? Ci sono anche su internet, ci sono dei siti che ve lo permettono. Io quando scrivo un libro alla fine lascio sempre tutte le tabelle, perché conta anche molto l'ascendente, quindi vale sicuramente il segno di nascita su cui insomma basiamo queste indicazioni, però per esempio un acquario ascendente acquario è proprio un folle, un acquario ascendente ariete, magari anche sagittario in questi giorni è molto preso da novità, però in generale possiamo dire che con più o meno volontà, più o meno voluttà, ecco, in questo periodo l'acquario è più agitato. Non so se vi è capitato in casa di vedere qualche lampadina che si fulmina, perché l'acquario, anche i pesci può capitare questa cosa, l'acquario e i pesci hanno una certa elettricità addosso che quando si esprime, magari non è necessario per forza andare in escandescenze, però se per caso voi state con una persona dell'acquario o anche dei pesci e mentre guardate la TV sentite è scoppiata una lampadina, forse il vostro partner o la persona che è al vostro fianco deve dirvi qualcosa di abbastanza pepato. Ecco, quindi l'acquario in questi giorni genera elettricità e naturalmente potrebbe anche sentirsi un po' sotto pressione. Ricordate che questo è un momento in cui dire e fare cose azzardate è sbagliato, quindi forse ci conviene per il momento ribadire una certa prudenza a noi stessi e anche agli altri. Poi ricordo che in amore ci sono delle tensioni che possono essere più o meno importanti a seconda del tipo di rapporto che uno vive. Se non c'è il partner, la tensione sta proprio nel fatto che non c'è nessuno. Però l'acquario non cerca, questo è il problema. Magari si lamenta, dice mi piacerebbe tanto trovare un amore, però poi schiva anche quelli che gli stanno vicino. E invece se c'è un amore bisogna, come spiegavo anche qualche giorno fa, rivedere i ruoli di questo rapporto. L'acquario si trova quindi in questa situazione di interregno, in attesa però di novità, perché un po' come il toro dovrà far passare questi 2 o 3 mesi prima di ritrovarsi finalmente sulla cresta dell'onda. E infatti il leone ha 3 stelle, quindi... E ieri ne aveva, professore? Professore, ieri quanto ne aveva? 4, no, mi hai preso, stavo pensando all'altro adesso. Quindi, un po' leggermente sotto tono. Sappiamo che non conosce nessuno del leone. Non è vero, c'è già di torno, basta e avanza. Parlava qui è affezionato. Perché siamo affezionati, sì, ma io parlavo di cose diverse. Comunque, cari 3 stelle leone, un po' come l'acquario, un po' come il toro, siete nella migliore delle ipotesi in un periodo proprio di osservazione. Sapete, come quando uno arriva in riva al lago, è sta talmente bene, rilassato, non dico il mare perché al mare è un po' difficile stare rilassati, no? Ecco, come ti addormenti c'è quello che magari ti vende con la nina, oppure c'è il caldo, oppure ci sono troppe persone attorno, ecco. Invece al lago di solito trovi la serenità, no? Comunque siete in una condizione proprio di osservazione che forse non vi capitava da tempo, perché questo è un momento in cui vi rendete conto che qualcosa sta cambiando attorno, magari siete semplicemente in attesa di risposte. Non scambiate questa fase di rallentamento con un blocco, perché non è assolutamente così, avremo modo di riparlarne, siete tra i beniamini del 2019, quindi insomma abbiamo buone opportunità, però evidentemente prima di maturare certe decisioni o progetti ci vuole un po' di tempo. E in amore doppia prudenza, soprattutto poi se state con un acquario, se state con un toro, ecco, in questo caso ci vuole doppia attenzione, un po' di attenzione anche all'aspetto economico, non guasterebbe, per esempio se dovete fare un investimento, prima di lanciarvi in progetti che possono essere anche azzardati, aspettate, fatevi consigliare, io direi di partire da metà novembre. Andiamo avanti, 4 stelle per il segno dell'Ariete, che ritrova molta grinta, che ha una bella voglia di amare, non ci sono più le perplessità
di agosto, forse non ci sono più neanche le stesse persone attorno a voi rispetto agli inizi dell'anno, in casi drastici, no? Ecco, in casi proprio esagerati. I nuovi progetti di lavoro sono importanti, resta questo motivetto ormai che ripeto da tempo, cioè che tutto quello che nasce in questo periodo, ma anche agli inizi dell'anno, è sottoposto a una visione bloccata o a tempo, cioè voi sapete che lavorerete a tempo, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, però poi bisogna ripartire, cioè, ancora non c'è tanta serenità, persino quelli che lavorano come dipendenti forse hanno chiesto un trasferimento che non arriva, quindi vi trovate sempre un po' così e la precarietà è l'elemento, diciamo così, che lega questa settimana, per questo ve ne sto parlando da lunedì, perché un giorno la pensate in un modo, un giorno la pensate in un altro, un giorno volete fare magari un acquisto, il giorno dopo no, un giorno pensate che sia rischioso buttarvi in una impresa e il giorno dopo invece pensate che in fondo potete farcela. Quindi strano questo sentimento, perché voi siete sempre molto diretti, però anche chi vi sta attorno non sa più come prendervi. E quindi è probabile anche che qualcuno attorno a voi possa improvvisamente discutere se ci sono delle problematiche o se non vi mostrate più coerenti come prima. 4 stelle al nostro Vergine, no? Non 5 perché si è scordato le stelle del Leone. Sì. Ma era soprappensiero, l'ho detto. Tutto va organizzato in questi 2 o 3 mesi, se avete delle discussioni da portare avanti, se avete dei contratti, ecco, se siete scontenti di qualcuno, se qualcuno vi ha offeso o magari anche, uso un termine pesante, truffato, comunque preso in giro, penso che dovrete ricorrere alle vie legali, ma da fine anno, quindi in questi 3 mesi però potreste mediare, quindi questo è un momento in cui magari voi avete fatto delle scelte particolari, magari non vi siete più d'accordo su un contratto, dovete rivedere i termini di un contratto, può riguardare un affitto, può riguardare un lavoro che state facendo, quello che volete, oppure vi ritenete idonei a fare tante cose ma ancora non avete avuto delle risposte, bussate alla porta di chi può darvi una mano in questo periodo. Quindi se poi già avete tutto, meglio così. Quelli che si sono sposati da poco, che hanno iniziato una convivenza da poco, sono decisamente molto pronti a lottare in vista di un futuro importante. Ecco, non vi buttate giù, non siate troppo cervellotici su tutto, io ve lo ripeto tutti i giorni perché credo che questo sia veramente l'unico limite, che poi è anche un vantaggio, ma io penso che l'amore non possa essere trattato come un accordo di lavoro, quindi è molto importante, insomma, seguire la corrente, ecco, anche se la corrente ti porta a volte ad arenarti, ma come si dice, il naufragarvi è dolce in questo mare, mare bellissima, capisci? Ecco. Bellissima, leopardiano. Leopardiano, esatto. Manzoniano. 4 stelle per il segno del Sagittario. Beh, sì, prima ho parlato del lago, quindi anche Manzoni. Cioè, Leopardi, io ho detto Manzoni perché ci sì, lo so, ma infatti ho ricollegato al prima. Cari Sagittario, ecco, qui passiamo proprio al fuoco che scorre nelle vostre vene e che da dicembre avrà veramente un motivo in più per abbagliare tutti quelli che vi circondano. In questo momento siete forse tra i più caricati, tra i più protetti. Potete prendervi anche una bella soddisfazione, nel senso che bisogna essere anche a volte coraggiosi, io ve l'ho detto proprio ieri, la cosa che mi piace di voi è che voi avete coraggio, anche a costo di rischiare tutto. Non dovreste essere pazzi, non dovreste essere folli, perché nella vita del Sagittario a volte capitano momenti in cui si splende, altri in cui invece si sta veramente sotto, dalle stelle alle stalle, è il caso di dirlo. Però diciamo c'è una via di mezzo, quindi se dovete adesso pensare ad un cambiamento, potete farlo, magari sono già arrivate delle notizie, però io dico sempre, se volete dar retta un po' al percorso delle stelle, non aspettiamo che siano gli altri a chiamarci, ma muoviamoci in prima persona, quindi anche devo insistere, perché voi già sapete cosa dovete fare, sapete a chi chiedere, quindi si tratta solo di capire qual è la vostra strategia vincente. I più giovani potrebbero ricevere una bella conferma di lavoro anche in altre città, le persone più grandi, mature, potrebbero anche pensare di andare a vivere in un luogo dove magari si sta meglio. Ecco,
solitamente il Sagittario è amante proprio della bella vita e non rinuncia mai a vivere, non si pone mai limiti di età. Ho conosciuto persone del Sagittario che si sono risposate a 80 anni, ma va bene così, perché cominciare a pensare, oddio io sono troppo vecchio, oddio la gente non mi vuole bene, ma ormai che faccio? Mi è rimasto tot di vita, mi è rimasto tot di tempo, ma veramente non dobbiamo ragionare così, anche perché sappiamo che le variabili in questo senso sono tante e invece bisogna pensare che ogni giorno è importante. In più il Sagittario a 80 anni ne dimostra 20, quindi insomma voglio dire, nessun problema da questo punto di vista. 4 stelle per il Capricorno, il segno che a 20 anni ne dimostra 80, adesso non voglio offendere i ventenni, ma come saggezza e non come fisico. Ci sono delle persone del Capricorno che invecchiano ma non te ne accorgi. Ieri parlavamo di personaggi celebri, un personaggio celebre del Capricorno è Adriano Celentano. Beh, secondo me è rimasto sempre uguale. Quindi come vedete il Capricorno ha questa forza, magari quando è molto giovane sembra più responsabile dell'età che ha e sembra anche più virgolette vecchio, ma nel senso che magari prende più responsabilità sulle proprie spalle. Poi nel tempo però a questo ci si abitua e quindi in qualche modo anche le persone che stanno attorno a voi si rendono conto che avete le spalle larghe. Anche il Capricorno più solido però ha bisogno di un po' di tranquillità e quindi in questo momento il Capricorno necessita proprio di avere delle conferme. Guardate che vi state per avvicinare ad un periodo importante, l'anno prossimo, il 2019, saranno anni di forza per chi vuole sposarsi, convivere, fare figli, quindi lasciate il passato. Poi sapete, voi insegnate agli altri che nella vita ci sono i corsi e i ricorsi storici, che in fondo non si cambia mai, ma al limite si ripesca nel passato. Per voi conta il passato perché la vita è un eterno ripetersi di accadimenti, anche se sembra che andiamo sempre avanti. Alla fine sì, può cambiare qualcosa di tecnologico, però certe situazioni di base sono sempre le stesse. E voi dovete semplicemente aspettare che passi la nottata, soprattutto se nella prima parte dell'anno avete avuto delle difficoltà. Qui andiamo incontro ad un periodo migliore. 5 stelle per il segno del Cancro. Guarda che panicata satanica. Sono giornate pesanti per il solito Saturno opposto, quindi un po' di contrarietà, ma ogni tanto vi fate così pregare per fare le cose, però i risultati ci sono. C'è un bel Giove, quindi poi l'amore, non ci dimentichiamo che i Cancro sono molto amabili, ve l'ho detto tante volte, insomma, no? Quindi Cancro e Pesci, tra l'altro, è un'unione molto frequente e favorita. Allora, conserva. Ecco, quindi mi raccomando, datevi da fare e tra l'altro posso dire che in questo periodo le uniche perplessità possono nascere se le persone non danno retta a quello che voi dite. La cosa buona è che siete, questo ve lo dissi già nella primavera, abbastanza tranquilli, quindi magari non vi va di fare delle cose, però un accordo è rinnovato, comunque le basi sono buone, ecco. Poi si può sempre migliorare, si può sempre desiderare di più, però di questi tempi anche avere il minimo sindacale è importante, quindi grandi stelle anche per chi vuole innamorarsi. 5 stelle per la Bilancia. Ieri dicevo che la Bilancia è un segno che si commuove, un po' emotivamente fragile. Questo capita quando siete tesi come una corda di violino. Allora a quel punto ricevete, diciamo, dall'esterno ogni piccolissima vibrazione. Quindi in questo periodo siete un po' agitati, siete un po' nervosi, forse anche siete in attesa di fare grandi cose, vi siete impelagati o magari immischiati in una situazione nuova che comporta un po' di stress. Però non è un oroscopo malvagio, c'è da dire solamente che in questi giorni magari siete presi da una parte e dall'altra. Chi lavora nella competizione, chi deve cercare sempre di migliorare, di dimostrare che è bravo, sarà sottoposto a maggiore stress. Amore nella norma, non ci sono né pianeti eccezionali né pianeti negativi, quindi posso dire che quello che avete resta. Lo Scorpione continua ad essere un segno molto forte in questo momento, però sfruttiamola questa forza, no? Perché complimenti. Grazie. Un compositore potrebbe avere il genio giusto per scrivere una cosa meravigliosa, un pittore così, una persona che si occupa di tecnica, di che ne so, qualsiasi altra, un artigiano potrebbe ricevere delle commissioni, degli ordini importanti, magari dopo tanto tempo che cercavate di affittare, vendere, cambiare, arriva una buona notizia, nei limiti del possibile, e poi sicuramente bisogna vedere da dove si parte, però in qualche modo queste sono delle giornate di forza per voi, che vanno sfruttate meglio e qualcuno si accorgerà di voi, nel senso che in questo periodo siete voi al centro dell'attenzione. Attenzione però, ecco, a non fare sì che questa
attenzione riposta nei vostri confronti non sia meritata, perché ogni volta devo ripetere allo Scorpione di essere felice. Sembra strano, ma voi ogni tanto, anche nelle situazioni migliori, guardate quella piegolina che non va. Ecco, invece guardate tutto quello che va, vi aiuterà a stare meglio. 5 stelle per il segno dei pesci. È un momento molto particolare, quindi un'occasione che c'è. Dicevo ieri, il palcoscenico è aperto. Siete, diciamo così, lì al centro e dovete dimostrare quello che sapete fare. Ci sono solo dei piccoli, diciamo, accenni di tensione. Se avete un ascendente, quest'anno vi parlo anche un po' degli ascendenti, un ascendente, tu sei sagittario, vabbè, allora capirai di bene in meglio. Però se avete ascendente bilancia, ariete, ecco, allora in questo caso qualche piccola afflizione, qualche piccolo problema c'è. Io vi dissi l'anno scorso di questi tempi, cioè verso, no, l'anno scorso, in primavera, ma anche l'anno scorso nel 2017, vi dissi che con questo tipo di ascendenti forse era meglio evitare cambiamenti bruschi. Quindi fatevi consigliare bene e cercate di non disperdere quello che avete fatto nel corso degli ultimi tempi, degli ultimi mesi, perché i cambiamenti vanno bene, ma bisogna che siano protetti. Quindi se avete ascendente bilancia, ariete, capricorno, attenzione a non fidarvi di persone che vi dicono ma vai, va tutto bene, perché potrebbe non essere così. Questo è l'unico lato, diciamo, un po' ansiogeno della situazione. Però in generale posso dire, se volevate qualcosa l'avete ottenuta, se comunque volete ancora qualcosa nei prossimi mesi potete andare avanti. Quindi in qualche modo non solo ci sono delle buone prospettive, ma credo che sia arrivato il momento proprio di farsi valere. Poi qui dipende da quello che volete fare, perché a livello sentimentale molte porte sono aperte. Io sapete che non mi impiccio dei fatti degli altri. No, per niente. No. Tu sei sposata, legata, fidanzata? Fidanzata? Col tuo oroscopo adesso non saprei cosa rispondere. Ma tu sei ascendente sagittario, però. E quindi? No, ieri eri sempre. Che segno è il, si può dire? Pesci. Pesci pure lui? Ah, la casa del pianto. Bene. No, dicevo, bellissima però questa unione, perché avete lo stesso tipo di emozioni, siete ricettivi allo stesso modo, però... Un 4-5 in quella casa. Ecco, quando... perché i pesci sono sempre molto affettuosi, quando ti vedono tesoro, amore... E fanno così anche quando c'è qualcosa che non va. Qualche ascendente strano lui, allora. Perché... Ecco, se c'è... Non ti dice amore tesoro? Sì, ma non te lo dice. E allora c'è da diffidare, e allora doppiamente attenzione in questo periodo. Però se ci sono nuove passioni e nuovi amori, se volete sposarvi, convivere, ufficializzare un'unione ufficiosa, sappiate che i prossimi 2 anni sono molto importanti. Quindi, dove scappi? L'ascendente sagittario ti farebbe scappare. Se ci arriva, vedremo. Guarda, iettatore, tremendo. No, chi lo sa. È geloso. Grazie. Allora, Paolo, per l'oroscopo. Domani venerdì rifai l'oroscopo, sì, quello ci sono tutti con le pagelle, i voti. Beh, insomma, come si dice, cavallo vincente non cambia. Non si guarda in bocca. Va bene, lo rifacciamo. Va bene, allora domani oroscopo con voti settimanali di Paolo.